una grande festa a Siderno per la Madonna di Porto Salvo e, sebbene abbia antiche origini, si può ben dire non è mai uguale a se stessa, alla forma originaria, perché mutati i contesti economici e culturali in cui essa si colloca e quindi anche i messaggi che essa esprime. È evidente che all'interno della festa si sia verificato un interscambio tra le forme tradizionali del festivo legate alle antiche strutture e le nuove forme che si fondano su quelle recenti. Ma per la Madonna di Porto Salvo la festa veicola messaggi espliciti con i quali orienta la memoria degli esseri umani, stabilisce una connessione tra il passato e il presente e di rimando l'identità personale. La memoria attinge alla storia e mira a salvare il passato soltanto per servire al presente e al futuro. E allora a Siderno si è intenti in una forma nuova, si è usciti dal mondo profano per ritrovare il tempo che si basa sull'esistenza. Non si è assistito quest'anno per la festa della Madonna di Porto Salvo al suono assordante dei tamburi e delle grancasse, non si è percepito il suono dell'organetto, dei pifferi o delle ciaramelle, non vi è stato mercato del bestiame di cui rimane uno sbiadito ricordo, solo un fugace apparire dei giganti. Mutati i tempi e cambiata la festa. Festeggiamenti religiosi e festeggiamenti civili hanno seguito, con scelta felice della Commissione, due vie diametralmente opposte ed hanno raggiunto risultati eccellenti. Non vi è stato infatti a Siderno un miscuglio tra sacro e profano e i ringraziamenti di rito scambiati sul sagrato della Chiesa tra il commissario prefettizio Pitero e Monsignor Cornelio Femia, al cospetto della Vergine Santissima di Porto Salvo, al termine della processione, hanno avuto il suggello negli applausi scroscianti della folla applaudente. Possiamo dire che ci sono stati scolpiti nella mente le parole di ringraziamento di Monsignor Femia in occasione della messa concelebrata da tutto il clero di Siderno con Sua Eccellenza Monsignor Francesco Oliva. E lei vede qui la città di Siderno rappresentata da buona parte della sua popolazione e con tanta partecipazione anche ai momenti e agli incontri di preghiera la vede questa popolazione, che si sente anche un po' ferita nei segni che restano ancora della nostra alluvione che ci ha danneggiati, delle difficoltà che viviamo come in tutti i paesi, ma in modo particolare qui a Siderno con questi danni che abbiamo subito. E allora vogliamo chiedere a lei che si unisca alla nostra preghiera e che svolga anche nella continuità del Ministero Apostolico questo ruolo di incoraggiamento, di stimolo, di fiducia. Lei che è successore degli Apostoli e capo della Chiesa, ecco, sull'esempio di Maria ascoltiamo il suo ministero, la sua parola, i suoi indirizzi pastorali, proprio come colui che è preposto alla comunione ecclesiale nella nostra diocesi e che incoraggia, dà vita, dà suggerimenti. In questa festa colpiscono ancora le parole del Vescovo nella sua omelia, che sicuramente può essere considerata la prima lettera pastorale del nuovo presule, al cospetto di una folla imponente. In tale circostanza sono scanditi messaggi pregni di una spiritualità senza confini che ciascuno deve leggere secondo un parametro che la Chiesa vuol proporre, ma allo stesso tempo il Vescovo ci induce a riflettere su quella che è l'esistenza umana, ci ha parlato di fratellanza, di comunione, ma quel che maggiormente noi pensiamo che sarà la prima lettera pastorale del nuovo Vescovo Francesco Oliva. L'essenza del messaggio che ci vuole consegnare sta proprio in questo: essere vicini a chi sbaglia, perché chi ama si prende cura delle sofferenze del fratello. Sentirsi responsabili gli uni degli altri. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità.
ma della sua morte io domanderò conto a te. Nessuno è malvagio al punto da non meritare l'attenzione del proprio fratello. Di fronte al male non si può far finta di niente, di non vedere, di non accorgersi. Non si può passare dall'altra parte come il levita e il sacerdote del Tempio nella parabola del buon samaritano. Emblematico è l'insegnamento di Don Milani, sintetizzato nella parola I care. Io vedo, mi interesso, mi preoccupo. Vedo, mi interesso, mi preoccupo di ogni situazione di bisogno, delle emergenze che mi stanno attorno, del fratello che è nel bisogno. È una domanda che consegno a me, ma consegno questa sera a ciascuno di voi. Mi chiedo, anzi ci chiediamo, che cosa mi autorizza ad intervenire nella vita dell'altro? La pretesa della verità? Dell'essere nel giusto? No, solo la parola fratello. Solo la parola fratello. Ciò che ci abilita al dialogo è la fraternità che tendiamo di vivere, non la verità che pensiamo di possedere. Compito di ogni credente non è solo quello di stigmatizzare il male, il suo compito è anche quello di creare le condizioni perché chi sbaglia possa convertirsi, e prima di queste condizioni è il non mettersi presuntuosamente dall'altra parte, al di sopra dell'altro, in atteggiamento di giudizio, ma accanto all'altro. Ci possiamo chiedere a proposito, come stanno le nostre comunità su questo aspetto? Come camminano le nostre parrocchie? La parola di Dio di questa domenica cade come una provocazione, un invito a verificare la nostra condizione.